passare alla seconda parte. Se avete delle domande, fatele pure. Io cerco di andare veloce. Queste le finalità che vi ho detto fino adesso, quindi non disperdere le tradizioni storico-culturali legate appunto alle piante spontanee, salvaguardando anche gli habitat naturali e la bellezza appunto dei nostri paesaggi. Quindi formare utilizzatori consapevoli e rispettosi nella raccolta appunto di queste specie spontanee. A fine corso rilasceremo un attestato, come ogni anno, in cui ci sarà anche il nominativo che ha frequentato, appunto il nome di chi ha frequentato l'11° corso di Abbe Spontanee. Questo non è detto che serva, però noi comunque lo rilasciamo, perché se in futuro dovesse servire un tesserino per andare ad Erbe, siccome noi tanti anni che lo facciamo e abbiamo un bel bagaglio ormai sia di soci che culturale per poter organizzare questi corsi, non è detto che poi serva anche per un futuro tesserino. Ok? Non è detto, perché comunque ci potrebbe venire fuori, siccome c'è tanto interesse con le erbe spontanee, può darsi qualcuno in regione si inventi insomma anche il tesserino per raccogliere le erbe. Quindi noi già tanti anni che lo facciamo, eventualmente trasformeremo questi attestati in tesserini per la raccolta delle erbe, perché sono comunque corsi abbastanza impegnativi. Voi considerate che un corso delle erbe è di 7 lezioni, questo 10-11 lezioni, e mentre prima fino al 9° corso era 15 lezioni, ok? Quindi sono comunque appuntamenti abbastanza importanti e lunghi. Adesso parliamo un po' di etnobotanica e gestione del territorio. Etnobotanica come punto di incontro tra le culturali e discipline diverse, quindi l'area scientifica che tratta appunto la parte diciamo della scientifica della pianta, la parte botanica, la parte farmacologica, quindi tutti i principi attivi della pianta, i fitocomplessi, e poi la parte medica. Poi l'area umanistica, collegata appunto all'area scientifica, e tratta appunto la sociologia, la storia e l'economia. Base di conoscenze naturalistiche e culturali per iniziative in campo naturalistico, socio-economico, agronomico e turistico. Quindi quello che come ho detto prima è molto importante appunto percepire questo messaggio, nel senso che si potrebbe veramente organizzare qualcosa di utile per tutti, anche di redditizio, magari anche facendo dei progetti con la comunità europea. Se uno ha del tempo, ha delle conoscenze, oppure si affida a qualcuno, potrebbe organizzare anche un progetto, magari con un'azienda agricola, per poter valorizzare determinate zone, prendendo anche dei soldi per poter fare questo. Quindi valorizzando le erbe spontanee dal punto di vista di turistico, agroturistico. Noi però dobbiamo anche conservare le biodiversità, quindi conservare tutte quelle specie esistenti in modo tale che non vengano poi specie botaniche esistenti, in modo tale che non le perdiamo con il tempo. Quindi applicare un'agricoltura consapevole e non un'agricoltura dove riusciamo purtroppo con le monoculture a distruggere parecchie specie, soprattutto le specie infestanti, che noi consideriamo infestanti in agricoltura, che però comunque sono utili per l'ecosistema anche loro e sono importanti per preservare appunto le biodiversità. La biodiversità si intende la moltitudine, la variabilità esistente dagli organismi viventi, microorganismi, piante e animali di ogni origine e natura, e i loro ambienti che li ospita, gli ecosistemi, capaci appunto di regolare anche gli stessi. Il diserbo è una pratica diciamo da noi non molto condivisa, nonostante che io sono un perito agrario, un agrotecnico, purtroppo dico di non condividere totalmente la pratica del diserbo, in quanto con il diserbo eliminiamo tutte le piante, le biodiversità, tutti i ripari naturali per gli animali, inquiniamo anche le falde, perché la maggior parte dei prodotti antiparassitari, diserbanti, erbicidi, anticrittogamici, no? Non sono trattenuti dal potere assorbente del terreno e vengono col tempo dilavati. Essendo dilavati, come i nitrati, non vengono trattenuti e vanno ad inquinare la falda freatica, vanno ad inquinare le falde. E quindi si crea un po', diciamo, delle zone marginali, come in questo caso dei fossi, totalmente privi di erba, di specie spontanee, dove praticamente non ci nasce più niente. E quindi abbiamo perso tutto in questi casi qua. Abbiamo perso il terreno, nonostante tutto, in questo caso
può anche essere soggetto a frane, perché non c'è più nessuna pianta che protegge, che ancora il terreno, okay? Qualche volta avete visto questi fossetti così, in questo modo, tante volte, ed è una pratica sbagliata, il diserbo. Ci vorrebbe, anziché il diserbo, ci vorrebbe una trinciatura, fatta bene, una bella trinciatura, e andrebbe bene. Però costa di meno fare il diserbo rispetto a fare la trinciatura, dal punto di vista proprio economico, quindi si va per la pratica del diserbo, che noi comunque non condividiamo, una pratica indiscriminata del diserbo. Una volta appunto queste erbe venivano utilizzate quando c'era il periodo di alimenti in casi di urgenza, in cui mancava tutto, non c'era né carne, non c'era alimenti, e quindi si facevano farine con le erbe, e quindi si andava in campagna, si raccoglieva le erbe e ci si manteneva le famiglie con le erbe. E quindi il periodo appunto periodo di alimenti di urgenza, periodo di carestia, in cui si faceva uso di vegetali spontanei. E poi è venuta fuori col tempo la scienza medica, che è la nutraceutica, questa scienza medica, che è una scienza medica che si occupa dei valori nutrizionali delle specie erbacee spontanee, che okay? La nutraceutica è una scienza medica, e ha preso abbastanza campo. L'importante appunto nutrizionale, e non solo nutrizionale, anche extra nutrizionale, quindi anche da un punto di vista farmacologico e terapeutico, che si occupa appunto di queste specie erbacee spontanee, di queste piante spontanee, nutraceutica. Le erbe spontanee, commestibili, hanno alto un contenuto di fibre, no? Quindi ci sono molta lignina, molte fibre nelle erbe spontanee. Hanno un buon contenuto di sali, minerali e acqua, con poco sodio. Sono ricche di sostanze extranutrizionali, circa 4.000 bioflavonoidi, con poteri antibiotici, antiossidanti, antinfiammatori, antitumorali qualcuno, e antinvecchiamento. Quindi hanno delle belle proprietà. Anche se sono difficile poi dosarle, questi principi attivi. Non è come un farmaco in cui il titolo della sostanza viene individuato con certezza, ossia la quantità del principio attivo nel farmaco. Nell'erba è difficile dosare il principio attivo. Perché? Perché dipende comunque dalle condizioni del terreno, dalla specie della pianta, dal clima, dalla temperatura, dalla maturazione, dal tempo balsamico, ok? Quindi dipende da tanti fattori. Comunque è importante che ci ricordiamo questo, che le erbe, comunque, facciamo questo, no? Le erbe comunque devono essere considerate un grande serbatoio di sostanze chimiche, e talora molto complesse, dotate di attività farmacologica e anche tossicologica. Infatti vedete che cosa contengono? Il fitocomplesso è la somma dei principi attivi di una pianta, ossia la droga della pianta, il fitocomplesso, la somma dei principi attivi che sono all'interno della pianta. E sono tantissimi: gli alcaloidi, sono delle amine basiche, delle essenze, fenoli, dei flavonoidi, dei pigmenti delle piante, i glicosidi, contengono i zuccheri, delle resine, delle saponine, tantissime anche queste, dei tannini, delle gomme, delle mucillagini. Quindi vedete, queste piante contengono tantissimi principi attivi, tantissimi fitocomplessi che hanno un'azione terapeutica alle volte, ma delle volte anche che ci può danneggiare l'organismo. Quindi bisogna fare un uso attento ed oculato di queste piante. E la composizione di una droga dipende, come abbiamo detto, da fattori che possono essere endogeni, ossia che sono tipici proprio della pianta, e fattori esterni alla pianta. Fattori esterni alla pianta, ad esempio, potrebbe essere la quantità di luce, della temperatura. Una pianta si sviluppa, ad esempio, in Trentino, un ambiente freddo, maturerà più in modo tardivo rispetto a una pianta che matura dalle nostre parti, in cui abbiamo un terreno calcareo, un tempo caldo, assolato, e così come la composizione stessa del terreno. Quindi una composizione tipica del terreno in cui la pianta praticamente non soffre di ristagni d'acqua, quindi un terreno ricco di scheletro, la struttura del terreno,
il pH del terreno, quindi sono tutti fattori che influenzano sulla maturazione della pianta, fattori esogeni, e quindi sulla maturazione, e quindi sulla la composizione della droga della pianta, così come lo stadio di sviluppo, l'età della pianta, o eventualmente se è stata ibridata o se è stata selezionata. Sono tutte condizioni che influenzano poi, come abbiamo detto, la presenza di una droga, l'insieme dei principi attivi che troveremo poi in quella pianta. Un'altra cosa molto importante da dire è che all'interno dell'organismo ci possono essere comunque delle interazioni che abbiamo sempre all'interno del nostro organismo, sia quando mangiamo un alimento in associazione magari un alimento con un altro alimento, quindi ci può far male qualcosa, stiamo male, perché magari un alimento, il principio che c'è una sostanza che sta in un determinato alimento reagisce con un'altra sostanza che sta in un altro alimento, e quindi ci fa star male. Quindi può interagire un farmaco naturale, un'erba che abbiamo preso in compresse, in compressine, può interagire con un farmaco naturale, con un altro farmaco, quindi una compressa, ad esempio, di, non so, di borragine, può interagire, ad esempio, con una compressa di iperico, per dire, ok? Può interagire dandoci dei problemi. Quindi è sempre importante farsi consigliare da un medico esperto in fitoterapia, ok? Quindi mai improvvisarsi terapeuta. Poi, alimento, un alimento può agire con farmaco naturale, un alimento può agire con un farmaco di sintesi, prendiamo in farmacia, un alimento più un medicinale, insieme, ci fa star male. Un alimento può interagire con un farmaco naturale e un farmaco di sintesi. Un esempio, abbiamo un effetto addizionale, un effetto sinergico e un effetto di potenziamento. L'effetto addizionale è quando la somma di due composti non dà nessun problema.